Oggi, 10 novembre, data ufficiale dell'uscita del nuovo album di Biagio Antonacci. Ve lo faccio vedere, Dediche e Manie. Questo è il nuovo lavoro discografico dell'artista milanese. 13 brani inediti dentro questo lavoro. Uscirà sia il CD classico, come avete già intuito, anche il vinile e una versione deluxe che troverete su Amazon con la possibilità di avere anche delle foto autografate, una maglietta e anche insomma qualcosa di particolare. Ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale a Milano, dove io ovviamente sono andata anche per voi. È stata una conferenza molto particolare perché Biagio ha voluto, come dire, raccontarci di questo nuovo lavoro discografico in un modo un po', diciamo, diverso. È infatti stato dietro una console, ha fatto ascoltare un po' di brani in anteprima, ovviamente, a noi, parlando un po' sui pezzi e cercando di spiegarli e di raccontarci un po' da dove nascevano e da dove arrivava l'ispirazione. Quindi, cominciare ad essere il migliore. Una delle prime volte che in un mio album metto veramente la sezione piatti. La vera sezione piatti. Cominciare ad essere migliore, senza passare dalle scale, stare sul tetto a passeggiare, con vertigine sognare, sognare. Sentire gloria sulla pelle, con rigorosa educazione, un po' di ego non fa male. Cominciare ad essere migliore, perché se vivi sei già storia, perché se parli sei nell'aria, perché se ami sei domani. Lo slogan è questo, almeno un giorno per favore, almeno un giorno per favore, saper di essere il migliore. Cominciare ad essere il migliore. L'intervento di Don Figgy del Soul System. Attenzione. Adesso diventa dance, follia. Occhio. Perché arriva in un modo abbastanza spontaneo, senza ecco, pressioni discografiche particolari, ma da ispirazioni che lui ha avuto. L'album è stato anticipato da un singolo che è In Mezzo al Mondo. Questo singolo in realtà ha delle influenze anni 80-90, però comunque rispecchia quel classico stile cantautorale che riconosciamo un po' in Biagio da anni. Invece Dediche e Manie lascia un po', diciamo, uno stupore particolare in quanto, lo ascolterete e mi saprete dire, sicuramente ci sono al suo interno delle influenze nuove.
c'è un po' di dance, ma anche un po' di soul, di funk, quindi è diciamo una novità riguardo all'artista che si definisce comunque sempre pop, è fiero di essere un artista pop, che ci mette davanti a un nuovo lavoro con queste diciamo novità legate alle sonorità. Ci sono all'interno degli ospiti per dei appunto dei featuring, dei duetti, uno è sicuramente un confronto generazionale, sto parlando della traccia numero 3, Sei nell'aria. Infatti Biagio ha diciamo fatto partecipare a questo brano un artista di musica trap. Come sapete, la trap è ovviamente qualcosa di molto nuovo, sicuramente voi sapete di cosa sto parlando, quindi c'è questo diciamo confronto generazionale con La Young, questo artista di trap. Peraltro ci ha anche raccontato Biagio una storia simpatica dietro, perché l'artista lo ha conosciuto grazie al figlio, proprio tramite diciamo un incontro casuale dove il ragazzo chiese una foto a Biagio, e da lì poi pensate un po', si è finiti a duettare e ad includere il brano nel nuovo lavoro discografico. Tra l'altro sarà La Young anche presente in alcune date live. E poi sentite un po', c'è anche un po' della nostra Sicilia, perché il brano Mio Fratello, cioè la seconda traccia dell'album, come featuring abbiamo Mario Incudine. Mario Incudine è un grandissimo artista siciliano, in questo brano è veramente di una pregnanza notevole, ha stupito, vi posso dire, anticipare la conferenza stampa, perché si è esibito, oltre ovviamente ad aver presentato il brano con Biagio e averne parlato insieme, in quello che è il Cunto, come sapete è una tradizione nostra popolare molto importante, ovviamente è un po' una via di mezzo tra il canto e l'interpretazione teatrale, è quello che è anche il nostro folk, la nostra tradizione popolare, ed è bellissimo che in un album comunque mainstream, pop, quel che sia, arrivi il nostro Cunto siciliano. Ovviamente i miei colleghi giornalisti non hanno capito tutte le parole, ma erano contentissimi di chiedere delucidazioni a Mario Incudine, che è tra l'altro un artista che vi invito anche a seguire. Tornando a Biagio, quindi vi ricordo Dediche Mania, appunto questo nuovo album. Io ho ripreso anche un pezzo di conferenza, come sempre per voi, legata peraltro a uno slogan che Biagio ci tiene un po' a diciamo comunicare. Il primo brano dell'album si chiama Il Migliore. Biagio ci tiene un po' a trasmettere questo concetto che per lui ha ripetuto essere molto importante, che il migliore non si intende come il migliore, una persona che si reputa migliore degli altri, che si reputi un numero uno, ma di trovare il migliore di noi stessi, quello che è il lato migliore che abbiamo dentro. Questa è una cosa che lui ci ha tenuto molto a sottolineare, e io ho ripreso questo pezzo per voi. Quindi vi saluto in 3 minuti e Dediche e Manie, nuovo album di Biagio Antonacci. Giusy Randazzo per voi, alla prossima, ciao!